Probabilmente il dato vi sorprenderà, ma in Molise ci sono 760 giornalisti, un numero abnorme considerata la, vogliamo essere benevoli, ridotta presenza di organi di informazione, tra virgolette, tradizionali in regione. Il riferimento è a televisioni, quotidiani e periodici. Certo, gli online stanno crescendo, ma da lì ad impiegare quelle molte centinaia di operatori dell'informazione ce ne passa. In effetti, la maggior parte dei pubblicisti fanno altro, lavorano in altri campi, alcuni contenti, altri dimentichi di avere nel portafogli il tesserino che sancisce l'appartenenza all'ordine. La situazione e le relative criticità del Molise sono le medesime, con numeri assoluti ben maggiori, nella maggior parte delle altre regioni. Qui in Molise, ci spiega il presidente Vincenzo Cimino, facciamo il massimo per agire sull'unica leva per migliorare le cose che possiamo azionare, quella della formazione e dell'aggiornamento degli iscritti, affinché possano essere pronti a cogliere le eventuali opportunità lavorative in regione o altrove. Qual è lo stato di salute dell'Ordine dei giornalisti del Molise? Ottimo, su 760 iscritti abbiamo raccolto il 90% delle quote, i colleghi hanno capito che abbiamo bisogno di loro e loro hanno bisogno di rispettare le scadenze. Dal punto di vista amministrativo siamo i primi in Italia, non abbiamo problemi di PEC. Siamo i primi anche per l'erogazione dei crediti e per i corsi formativi, non lo dico io, lo dicono i dati e lo dice il Presidente Bartoli. Sono molto fiero della possibilità che i giornalisti mi hanno dato di tenere le redini di quest'ordine io insieme al Consiglio Direttivo, quindi vi aspetterete un 2023 carico di attività formative, ma anche di abbracci istituzionali con altri enti. Abbiamo la sede nuova, continua il monitoraggio Radio TV per tutto il 2023 e quindi una serie di attività che hanno reso un piccolo ordine ma dignitoso e decoroso. Cosa può e anzi deve fare l'Ordine dei giornalisti per migliorare le condizioni di lavoro, soprattutto contrattuali, dei suoi iscritti? Noi dobbiamo continuare, io lo farò in prima persona, a stimolare la nascita di avvisi pubblici e di concorsi. Sono mesi che continuo a dire che, ad esempio, che in giunta regionale potrebbero bandire un concorso come potrebbero farlo in tanti enti subregionali. Parlo anche della provincia di Campobasso, della provincia di Isernia che non ha un ufficio stampa, del comune di Campobasso che non ha mai avuto un ufficio stampa. Ovviamente mi riferisco a posti di lavoro regolamentati dalla legge. E quindi questo è lo stimolo continuo che io continuo a, scusate la ripetizione, ad esercitare nei confronti di chi ci governa.